Ciao a tutti, in questo video voglio fare la recensione di un film che ho visto qualche giorno fa, e si chiama Martin Eden. Questo film è liberamente tratto dal romanzo di Jack London, Martin Eden, che io ho letto alcuni anni fa e mi è piaciuto tantissimo. Il romanzo è uno dei miei romanzi preferiti e quindi volentieri ho visto questo film che è appunto uno dei tanti rifacimenti del libro, appunto Martin Eden. In questo caso però ci sono alcune differenze con il romanzo. Ad esempio, appunto, la cosa che mi ha colpito del film è che mentre il romanzo, per chi l'ha letto, sappiamo che è ambientato a San Francisco nei primi anni 10, nel 1908, in questo caso il regista, che è Pietro Marcello, ha voluto fare un rifacimento nuovo perché ha ambientato il romanzo a Napoli, che ovviamente, essendo la mia città, mi ha preso molto ancora di più, diciamo, il film. È ambientato a Napoli negli anni 70, nel periodo in cui c'erano i primi movimenti politici, diciamo, e in pratica mi ha colpito proprio il fatto che i personaggi, come Martin Eden, aveva appunto questo nome straniero, però poi parlavano in dialetto, infatti alcune frasi sono sottotitolate, e l'ho trovato molto originale questa cosa, appunto, di ambientare il romanzo, cioè il film, a Napoli. E il film poi è stato presentato alla 76esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 2019. Ha vinto il premio, appunto, il David di Donatello per la migliore sceneggiatura non originale, e poi il protagonista, che è Luca Marinelli, che interpreta Martin Eden, ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore protagonista, quindi miglior figura maschile, che infatti appunto l'attore l'ho trovato veramente bravissimo ad impersonare appunto un personaggio molto complesso come Martin Eden. La trama del film in realtà riprende esattamente la trama del libro, quindi abbiamo Martin Eden, che è un giovane marinaio di bassa estrazione sociale, molto povero, che fa appunto il marinaio e una mattina salva un ragazzo da una rissa. Questo ragazzo lo porta a casa sua per ringraziarlo. Lui vive in una casa bellissima della borghesia di Napoli, in questo caso, nel caso del film. E lui, Martin Eden, entra proprio in un mondo aristocratico completamente diverso da quello che lui vive, quindi dal mondo povero a cui è abituato, e conosce una ragazza, che è la sorella di questo ragazzo che lui ha salvato, che mentre nel libro è Ruth, nel film si chiama Elena. È una ragazza molto bella, molto colta, di cui lui si innamora a prima vista. Il suo obiettivo adesso è quello di conquistare Elena, che però, venendo da una famiglia sofisticata, non potrebbe mai accettare di sposare un uomo appunto senza né arte né parte come lui, che è quasi analfabeta e letterato, e quindi si pone l'obiettivo entro 2 anni di diventare colto, di diventare anzi uno scrittore. Questo è il suo obiettivo, in modo da poter conquistare Ruth e sposarla. Ruth, voglio dire Elena in questo caso. Anche Elena si innamora a prima vista di Martin, perché Martin comunque è un bel ragazzo, ha quei modi un po' rudi, un po' burberi, che possono attirare una ragazza, diciamo, della borghesia, una ragazza molto fine come lei, e quindi loro si innamorano. Però ovviamente questo legame è osteggiato dalla famiglia di Elena, perché loro vorrebbero per Elena un buon partito, non un marinaio squattrinato come Martin. Quindi Martin in questi 2 anni comincia a scrivere, comincia a studiare, a scrivere dei romanzi che manda alle case editrici, però vengono sempre rifiutati, non viene mai considerato, però lui insiste, continua a studiare, continua a scrivere, fino a che a un certo punto il suo romanzo, La vergogna del sole, viene pubblicato, e quindi lui inizia a diventare famoso. Però che cosa succede? Prima succedono due, diciamo, eventi drammatici nella sua vita: la morte del suo mentore, che non mi ricordo mai come si chiama, Russ Brissenden, e il suo mentore, che comunque l'ha iniziato a questo nuovo percorso di studi e per diventare colto, insomma, per poter arrivare al livello culturale di Elena. E poi Elena lo lascia a un certo punto, perché si rende conto delle diversità sociali che ci sono tra loro due, e quindi è come se lei non lo accettasse pienamente, Martin, cioè lo vede sempre come un ragazzo incolto, come un buzzurro che non è alla sua altezza, perché soprattutto è molto influenzata dalla sua famiglia in questa scelta. Quindi Martin ovviamente perde l'amore, che è Elena, e ora però sembra fatto apposta. Il destino inizia a fargli avere i primi risultati dal punto di vista del lavoro, perché prima viene pubblicato
pubblicato questo romanzo, ne vengono pubblicati tanti altri, lui diventa uno scrittore famoso, ricchissimo, e quindi potrebbe arrivare a sposare Elena a questo punto perché si è messo al suo livello, se non anche più su, però quando Elena vuole tornare con lui, lui la rifiuta. La rifiuta perché si rende conto che Elena non l'ha mai amato per quello che è veramente, ma solo per quello che lui avrebbe potuto diventare. Infatti, nel momento in cui diventa famoso come scrittore, praticamente lei vuole tornare con lui perché dice che appunto lei lo ama, però Martin non si fida più perché comunque ha avuto una delusione d'amore. Avrà una ragazza al suo fianco, che è una ragazza del popolo che lui aveva sempre considerato molto bella, ma molto incolta e quindi non a livello di Elena, però sarà comunque con lei, anche se non la ama, passerà del tempo con lei perché poi a un certo punto si ammala anche di nebbia, se vogliamo, perché ora è ricchissimo, vive in una casa bella, tanto accerchiato da persone che prima non lo volevano, lo trattavano male, ad esempio tanti editori che non pubblicavano i suoi scritti, ora lui manda i manoscritti e vengono pubblicati, quindi si chiede che cosa è cambiato in me, perché i romanzi che prima inviavo non andavano bene e invece adesso sì. E quindi ci sarà un epilogo drammatico che non vi dico, non vi voglio spoilerare, però ci fa capire di quanto l'animo umano appunto sia molto fragile, se vogliamo. Cioè, nonostante Martin abbia raggiunto il suo obiettivo, adesso era un obiettivo legato a una persona, cioè sposare Elena. Nel momento in cui è venuto meno l'amore per Elena, cioè più che altro la stima che lui aveva per Elena, viene meno anche, diciamo, proprio il senso della sua vita, e quindi ci sarà un epilogo drammatico che è collegato poi anche al suo mestiere di marinaio, se vogliamo, perché avviene tutto quando lui si reca al mare, e quindi ci sarà un epilogo tragico. Diciamo che questo film, come ripeto, mi ha colpito molto perché comunque ha saputo riportare a Napoli degli eventi che sono completamente diversi. Diciamo, la trama è la stessa, però comunque l'ambientazione è completamente diversa da quella del romanzo. E invece mi è piaciuto proprio questa caratterizzazione di Napoli, dei personaggi. E quindi vi invito soprattutto a leggere il romanzo di Jack London perché è stupendo. È un romanzo appunto di formazione, che quindi è molto bello da leggere, e poi vedere questo rifacimento di Martin Eden di Pietro Marcello, che secondo me è veramente un bellissimo film. Vi consiglio di vederlo. Non vi ho detto il finale, scrivetemi nei commenti se voi sapete come va a finire, nel caso il film, diciamo, e anche il libro. E niente, mettete un like a questo video se vi è piaciuta la recensione, e poi scrivetemi nei commenti anche se volete altre, c'è Luna qua che vuole farvi compagnia, altre video recensioni. Vi mando un bacio, ovviamente sia di libri che di film che di serie TV. Vi mando un bacio, un saluto. Ciao!